Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come poter realizzare in modo molto semplice e veloce con i ferri questa stola coprispalle. È davvero molto elegante e molto carina da indossare. È lavorata interamente a punto diritto, quindi a maglia legaccio. Vedete, è molto morbida, quindi quando andrete ad indossare prende forma. Quindi è davvero un cavo d'abbigliamento molto carino. Alla fine, per chiudere la stola, ho rivestito un anello di plastica all'uncinetto. Infatti, vedete, ho fatto questo tipo di lavorazione perché mi piaceva l'effetto ondulato che dà. Bene, questo è il mio progetto, ora andiamo all'occorrente e poi al tutorial. Allora, per lavorare la stola coprispalle io ho utilizzato 100 grammi di questa lana. Questa è un 50% di lana, un 50% di acrilico e al suo interno porta anche un filo brillantinato per dare così un tocco di luce al lavoro. Allora, ho lavorato questa lana con dei ferri numero 9, però sull'etichetta c'era scritto che questa lana va lavorata con i ferri numero 5. Io ho scelto il numero 9 proprio per dare al mio lavoro un effetto più morbido, quindi un po' più vaporoso. Quindi vado a lavorarla con i ferri numero 9. Poi ci occorrerà un cerchietto, questi qua di plastica, che si usano tipo per le tende. Il mio cerchietto misura un diametro di 4 cm e utilizzerò un uncinetto numero 4 per andare a rivestire il cerchietto. Inoltre poi ci occorreranno delle forbicine. Bene, andiamo al tutorial. Allora, iniziamo il nostro lavoro avviando sul ferro 38 maglie. Allora, per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, io vi ho fatto anche un video a parte e giù nell'info box vi metto il link del video, però in questo video ve lo faccio rivedere, quindi faccio un cappietto e metto sul ferro e inizio ad avviare 38 maglie, quindi una già l'abbiamo avviata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quindi 14 maglie e proseguiamo ad andare avanti montando in tutto 38 maglie, in questo modo, nello stesso modo in cui ho avviato queste 14 maglie. Quindi abbiamo 38 maglie e poi vi farò vedere come andare avanti con il lavoro. Allora, una volta che ho avviato le 38 maglie, vedete, mi raccomando, avviatele in modo molto morbido, così da non trovare difficoltà nel primo ferro. Allora, avviate le maglie, ora iniziamo la lavorazione. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima, perché non dobbiamo fare altro che lavorare solo ed esclusivamente a maglia legaccio. Quindi, dobbiamo fare solo ferri a diritto, ferri di andata e di ritorno, sempre solo a diritto. E questo procedimento andrà avanti per tutta la stola. Quindi, la maglia legaccio, quindi la maglia a diritto, si lavora in questo modo. Giù nell'info box dove ho messo il video di come si avviano le maglie sui ferri, è riportato anche come si lavorano le maglie a diritto. Quindi puntiamo il ferro, facciamo attenzione qua a non far sfilare, puntiamo il ferro nella prima maglia, facciamo passare il filo sul ferro, la lavoriamo e la lasciamo cadere, così. Mi raccomando, sempre molto morbido. Puntiamo di nuovo, scusate, il ferro nella seconda maglia, facciamo passare il filo sopra il ferro, lavoriamo la maglia e la facciamo cadere dal ferro. Quindi questa è la maglia a diritto, in questo modo. Mi raccomando, senza tirare il filo, ma lavoriamo morbidamente.
Quindi è un lavoro veramente molto semplice. Anche le bambine riescono ad imparare questo tipo di lavorazione in modo molto semplice, molto facilmente. Perché diciamo che è un po' il punto base, della lavorazione ai ferri. Però che comunque nella sua semplicità ci permette di poter creare, dei bellissimi progetti. Quindi continuiamo ad andare avanti lavorando sempre a diritto. Così. Mi raccomando, sempre senza tirare il filo. Abbiamo quasi terminato il primo ferro, quindi il primo giro. Ultima maglia. Così. In questo modo qua. Ora dobbiamo iniziare il secondo giro. Il secondo giro è uguale al primo e uguale a tutti gli altri che dovremo lavorare. Quindi, sempre nello stesso modo, andiamo a lavorare sempre a maglia diritta, a maglia legaccio. Così. Quindi non possiamo assolutamente sbagliare, perché il punto è sempre uguale per tutta la lavorazione. Vedete, anche se questo tipo di filato sul cartellino era riportato che doveva essere lavorato con un numero di ferro numero 5, io lo sto lavorando, come vi ho detto prima, con un ferro numero 9 perché mi piace appunto l'effetto che fa. Vedete, molto morbido e quindi più vaporoso, adatto per il tipo di progetto che stiamo realizzando. Quindi per una stola, per una sciarpa va benissimo. Mentre invece se è per un capo di abbigliamento il discorso è diverso. Un capo di abbigliamento, diciamo un maglioncino. Quindi dobbiamo sempre lavorare a diritto. Tutti i ferri a diritto. Quindi proseguiamo in questo modo anche per il secondo ferro, fino alla fine del ferro. Bene, ho terminato anche il terzo ferro e questo è il risultato. Vedete, viene un lavoro molto morbido. Ora dobbiamo iniziare il quarto ferro. Bene, il quarto ferro lo inizieremo allo stesso modo. Quindi sempre lavorando a maglia diritto, così. Quindi sempre nello stesso modo. Bene, quindi andiamo avanti. Praticamente dobbiamo ricavarci un rettangolo abbastanza lungo. La mia stola misurerà all'incirca 105 centimetri. Voi poi, se magari la preferite un po' più lunga, andate avanti con il lavoro. Se invece la volete un po' più corta, che comunque non ve la consiglio più corta, altrimenti poi avrete difficoltà nel legarla. Però se a voi piace più corta, vi fermate un pochino prima. Bene, andiamo avanti e ci vediamo ai 105 centimetri della stola. Bene, ecco che sono arrivata alla misura stabilita per il mio coprispalle, quindi come vi ho detto prima, misura una lunghezza di 105 cm, che poi comunque, vedete, essendo una lavorazione molto morbida, tende anche ad allargarsi. Bene, ora non ci resta altro che andare a chiudere il lavoro. E facciamo in questo modo. Allora. Per chiudere il lavoro, io già vi ho fatto vedere anche in un precedente video, però ve lo rimostro di nuovo. Lavoro una maglia a diritto. Sempre in modo molto morbido. Ne lavoro un'altra e poi vado ad accavallare la prima maglia che abbiamo lavorato alla seconda che abbiamo lavorato, così senza tirare il filo. Morbido, morbido.
Di nuovo lavoro un'altra maglia a diritto, così, e vado di nuovo ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia che abbiamo lavorato, così. Quindi lavoro una maglia a diritto e poi vado a fare l'accavallamento, così. Di nuovo una maglia a diritto e vado ad accavallare. Vedete? La chiusura viene in questo modo, quindi viene una chiusura molto pulita. Quindi una maglia di vitto e una cavallata di vitto e andiamo ad accavallare e proseguiamo in questo modo per tutto il restante. Per tutte le restanti maglie che stanno qua sul ferro, fino ad arrivare alla fine, che poi vi farò vedere come chiudere. Quindi lavoriamo sempre una maglia diritta e poi andiamo ad accavallare. Mi raccomando, vi ripeto, sempre in modo molto morbido, senza tirare il filo, altrimenti poi questa chiusura qua va a restringersi e non ci troviamo poi con l'inizio. Va bene? Andiamo avanti e ci vediamo quasi alla fine della chiusura. Allora, siamo arrivati alla fine del ferro e andiamo a chiudere le ultime due maglie. Quindi lavoro una maglia diritto a cavallo e vado a chiudere l'ultima maglia, quindi a diritto e vado ad accavallare. Chiudo così e tiro il filo, poi con le forbici taglio. E faccio un nodo, così faccio passare il filo attraverso l'asola in modo tale da fare un rodo per assicurarmi bene il lavoro. Ecco fatto. E questa è la nostra chiusura. Vedete? Ora andiamo a nascondere questi fili con l'ago, la nascondiamo attraverso il lavoro, quindi ci assicuriamo bene che il lavoro è ben pulito, quindi nascondiamo anche il filo di inizio lavoro. E poi proseguiamo a crearci l'anello di chiusura per la nostra stola. Allora, una volta che abbiamo sistemato la nostra stola, quindi abbiamo nascosto tutti i fili, tutte le codine in eccesso, la possiamo tenere un po' da parte. Perché ora dobbiamo passare a rivestire l'anello di plastica all'uncinetto. E facciamo in questo modo. Allora, avvicino un po' la telecamera, così. E con la lana io andrò a rivestire l'anello con la lana dello stesso colore che ho realizzato la sciarpa. Voi, se volete magari rivestire l'anello con un altro colore di lana che magari può richiamare la sciarpa, magari oppure con qualche colore in contrasto, siete liberi di farlo. A me piaceva appunto realizzarlo con lo stesso colore, anche perché la mia è una sciarpa anche piuttosto elegante. Quindi prendiamo il nostro anellino e iniziamo a lavorare all'interno dell'anello delle maglie basse, così. Quindi, cercando di nascondere anche la codina, lavoriamo delle maglie basse. Allora, il numero di maglie basse che andremo a lavorare è un tot di maglie, perché dovranno essere tante maglie fino a ricoprire tutto il cerchietto. Infatti non si dovrà vedere il colore, cioè non dovrà fuoriuscire l'anellino fuori, quindi dobbiamo ben rivestire il cerchio in questo modo. Quindi andiamo a ricoprire l'anello di maglie basse. Proseguiamo in questo modo quasi fino alla fine e poi vi farò vedere come chiudere. Bene, sono quasi arrivata alla fine e vado a lavorare le mie ultime maglie basse.
Così. In questo modo ho ricoperto tutto l'anello. Ora vado a chiudere con una maglia bassissima qua, nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio, e chiudo con una maglia bassissima. Ora dobbiamo proseguire a lavorare in questo modo. Lavoriamo 3 catenelle, una, due e tre, che vanno a sostituire una prima maglia alta. Poi lavoriamo una quarta catenella che ci servirà sarà una catenella separatrice. Ora, nello stesso punto dove nascono le 3 catenelle e la maglia che separa, andiamo a lavorare un'altra maglia alta nello stesso punto, così, in questo modo. Lavoro una catenella e lavoro una maglia alta subito nella maglia bassa dopo. Qua. Lavoro una maglia alta, lavoro una catenella separatrice e lavoro una maglia alta nello stesso punto dove ho lavorato la maglia alta. Così. Ora di nuovo lavoro una catenella e vado nella maglia bassa subito dopo, lavoro una maglia alta, faccio una catenella di separazione e lavoro un'altra maglia alta nello stesso punto. Così. In modo tale che la lavorazione viene un po' ondulata, poi alla fine vi farò vedere il risultato. Di nuovo lavoro una catenella e una maglia alta nella maglia bassa dopo. Così. Lavoro una catenella di separazione e una maglia alta nello stesso punto dove abbiamo lavorato la maglia alta di prima. Così. E questo è più o meno il risultato. Quindi andiamo avanti lavorando una catenella, una maglia alta nella maglia bassa sottostante, così, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Quindi in ogni maglia bassa dobbiamo lavorare 2 maglie alte nello stesso punto, separate da una catenella. Poi, quando inizieremo a lavorare l'altro gruppetto di maglie alte nello stesso punto, faremo sempre una catenella. In questo modo, una catenella, una maglia alta nella maglia bassa sottostante, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Bene, proseguiamo a lavorare in questo modo per tutto l'anello, per tutto l'anello qua, e ci vediamo verso la fine che andremo a chiudere insieme. Bene, sono arrivata quasi alla fine, vedete? Questo è il risultato della lavorazione, viene questo effetto un po' ondulato. Quindi ci resta da lavorare altre 2 maglie alte nell'ultima maglia bassa. Quindi lavoro una catenella, lavoro una maglia alta nella maglia bassa sottostante, una catenella e l'ultima maglia alta nella maglia bassa dove abbiamo lavorato prima. Quindi 2 maglie alte lavorate nello stesso punto, così, separate da una catenella. Faccio un'ultima catenella e chiudo il lavoro lavorando una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali, quindi 1, 2 e 3, in questa qua. E ho terminato. Questo è il risultato ottenuto. Vedete? È venuto questo effetto un po' ondulato, veramente molto carino. Ora non ci resta che tagliare il filo, fare un nodo in questo modo, tiriamo e andiamo a nascondere questo filo attraverso la lavorazione con un ago.
e poi vedremo come mettere l'anello alla stola. Allora, una volta che abbiamo terminato tutto, la stola è finita e anche l'anellino è stato rivestito, andiamo a chiuderla e facciamo in questo modo: prendiamo un lato della stola, così, e la facciamo passare attraverso l'anello. In questo modo qua. Poi prendiamo l'altro lato della stola, facendo nello stesso modo che abbiamo fatto prima, facciamo anche questa parte qua passare attraverso l'anello. Così. Ecco fatto. Ed ecco che la nostra stola è terminata. Indossata è veramente molto carina. Questa è la parte che si va ad appoggiare sulle spalle e questa qua è la parte che scenderà proprio al petto con questa chiusura. Quindi veramente un capo molto elegante. Poi dipende anche un po' dal filato che si sceglie. Bene, questo è il mio tutorial, quindi questo è il mio progetto. Io spero tanto di avervi dato qualche idea in più. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!